Inizia una nuova settimana sui mercati finanziari, mercati cripto in ripresa la scorsa settimana. È un weekend di attesa, ma il giorno boom è stato quello del venerdì, anche perché gli ETF di Bitcoin sono tornati a macinare numeri interessanti. Andiamo anche a vedere un po' un grafico mensile per capire che cosa è successo nel mese di agosto, perché una sola candela, quella del mese di agosto, spiega un po' tutto quello che è accaduto in questo mese e anche l'importanza di questo mese. È, a dire la verità, una candela abbastanza pronunciata, molto particolare, molto significativa, però non è così tanto buona come sembra, anche perché sembra così. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video di aggiornamento Bitcoin Miner. Ritorniamo un po' al 100% operativi sui mercati cripto per cercare di comprendere quelli che sono i mesi che secondo me potrebbero essere estremamente interessanti, quelli cioè a venire da settembre in poi. Quindi ci prepariamo per tutta questa nuova fase. Andremo anche a realizzare alcuni video che parleranno anche delle tempistiche rimanenti, per esempio per questa bull run di Bitcoin. Vi ripeto che la bull run di Bitcoin è iniziata nel 2022 a novembre e questa è una fase di attesa, in questo momento un laterale. Allora, intanto quelli che sono i dati relativi alla macroeconomia per la settimana, cioè quello che stiamo attendendo, perché ci sono due giornate interessantissime, cioè la giornata di giovedì 29 e venerdì 30 di agosto. In particolar modo giovedì 29 esce il dato del PIL, prodotto interno lordo trimestrale degli Stati Uniti, dato importante perché l'attesa è ancora per un PIL estremamente alto per il secondo trimestre. Ovviamente il secondo trimestre il sistema economico, l'economia americana era ancora molto forte, quindi comunque parliamo di un probabilmente dato che ancora sarà estremamente imponente, diciamo così. C'è da dire che anche se andate a controllare insomma tutti questi che sono questi anni, soltanto nei mesi precedenti c'era stato, diciamo, un dato leggermente inferiore, cioè quello dell'1,4, poi però ripreso all'attuale è diventato il 2,8%. Quindi un dato inferiore alle attese, in sostanza, andrebbe a teoricamente peggiorare le condizioni economiche degli Stati Uniti, ma ad diciamo sottolineare l'importanza che i tagli dei tassi della Fed potrebbero essere 3 da mezzo, da un quarto di punto, non 2 entro la fine dell'anno. Questo darebbe un po' di linfa, benzina tra virgolette, al mercato, perché poi finita questa fase, anzi ve lo anticipo già, finita questa fase di attesa della fulcro, no? Della parte dove si gira della politica monetaria, dalla politica restrittiva a quella espansiva, finita questa parte di euforia, poi bisognerà fare i conti, almeno nell'economia classica, con un'eventuale fase recessiva possibile, disoccupazione in crescita, eccetera, e queste non sono cose che i mercati non prenderanno in considerazione. Le cripto sarà la prima volta, se avverrà una vera recessione, non lo sappiamo ancora, che Bitcoin affronterà quella dato lì, e ne prenderemo atto perché è la prima volta, non è mai avvenuto da quando Bitcoin è diventato un po' mainstream. Altro dato importante è l'IPC del 30 di agosto, perché da parte dell'Europa ovviamente, perché in Europa è prevista in ribasso importante e quasi vicino al target del 2%, quindi il target accettabile per quanto riguarda la Banca Centrale Europea. Probabilmente questa giornata di giovedì sarà più volatile qualora ci siano degli scossoni relativi al PIL e alla richiesta dei dati dei sussidi di disoccupazione. Allora, per quanto riguarda invece il dato sulla ETF, volevo farvi vedere come è iniziata di nuovo una fase di leggero accumulo, e poi volevo anche farvi vedere come queste fasi di lateralità, anzi facciamo una cosa semplicemente che qui ho dovuto zoomare, allora queste fasi di lateralità che riguardano Bitcoin da marzo del 2024 siano palesemente indicative di una cosa. Qui abbiamo avuto sostanzialmente dei ribassi, delle fuoriuscite dagli ETF solo nella prima parte, cioè in questa zona qui, che comunque sono state
un po' compensate anche da questa struttura rialzista, non del tutto, perché queste rosse sono maggiori di queste verdi qui, però quasi quasi hanno pareggiato, mentre in tutti gli altri casi, e qui si può valutare in un'ottica che è quella dell'analisi tecnica classica, cioè di una divergenza tra il trend di mercato e l'analisi volumetrica, perché in questo caso la volumetrica ha valore e ha senso in quanto gli ETF sono regolamentati, quindi a differenza della volumetrica che si fa sugli exchange, che è tutto da dire perché c'è pieno di botto e quindi è estremamente sporca. Questa invece ha un valore e il valore ce l'ha e ce lo dice in maniera molto chiara. Qui le fasi rialziste sono state sostenute, fasi rialziste di prezzo, da incrementi degli ETF, quindi volumi sugli ETF importanti sulla asset under management. Questa zona di ribasso invece è stata leggera, quindi questi sono maggiori di questi qui che sono minori. Perciò abbiamo nelle fasi rialziste accumulo e nelle fasi ribassiste leggera vendita, che però non è una distribuzione. Stessa identica cosa anche qui. Accumulo molto pronunciato rispetto a queste zone che sono praticamente il nulla. Quindi tutta questa fase sancisce un pricing, una total asset under management che continua a essere abbastanza sostenuta. Ovviamente dovete anche considerare che in termini di Bitcoin è diverso rispetto ai termini di dollaro, perché ovviamente con Bitcoin che vale di meno rispetto ai massimi, questi livelli sono ovviamente inferiori anche per la valorizzazione di Bitcoin in dollari. Dovrebbe essere infatti calcolato il tutto proprio in termini di totali Bitcoin per avere un dato più preciso rispetto a questa cosa. In ogni caso, era questo il dato che volevo farvi vedere, quindi estremamente importanti. Gli asset under management sono circa 58 billion, pari al 5 quasi per cento della totale market cap di Bitcoin, tantissimo. Allora, andiamo a vedere l'analisi di natura tecnica e ciclica per quanto riguarda la settimana. Dove siamo? Siamo nella fase di definizione e strutturazione di questo ciclo mensile di Bitcoin iniziato lo scorso 5 di agosto ed è in fase espansiva. Potrebbe anche aver fatto il massimo proprio in questa zona qui, perché a livello temporale, in effetti, siamo vicini a un livello temporale di massimo, perché qui siamo nella zona di 20-21 giorni. Ora, se un ciclo è da 30 giorni e lo vuole fare leggerino, fa un up, un down, guardate la M come si va a delineare e poi chiude così. Certo, questa è una struttura ciclica estremamente teorica, molto classica, molto pulita, anche un po' troppo semplice forse per i mercati, quindi non tanto spesso si verifica una cosa del genere. I mercati sono più sporchi, fanno ovviamente oscillazioni diverse. In ogni caso, siamo arrivati alla perfezione all'interno dell'area che vi avevo indicato la scorsa settimana tra 64 e 65. Questa zona, che è una zona di resistenza molto importante, è anche la zona più importante da superare per Bitcoin per dare un senso diverso a questo ciclo di natura mensile, perché in realtà, fino a quando non arriviamo al di sopra di questo livello di massimo, potremmo ancora essere nel precedente ciclo annuale di Bitcoin, e quindi questo movimento mensile potrebbe ancora addirittura, ragazzi, provare a fare nuovi minimi. Questo è un po' eccessivo, no? Dirlo in un momento del genere, però da analisi ciclica, da teoria, tutto quello che riguarda lo studio di questa materia affascinante, fino a quando regge questo livello di massimo, e anche a dire la verità, da un punto di vista proprio statistico di analisi tecnica, questo rimbalzo potrebbe avere i giorni contati e quindi poter fare, diciamo, una cosa del genere e poi qui andare down. Ovviamente ha due finestre temporali per poter fare una cosa del genere: uno, la struttura di questo ciclo mensile attuale, e poi quello successivo, cioè quello di settembre, che parte da settembre e dovrebbe chiudere verso metà di ottobre. Per quando è prevista la chiusura del ciclo annuale e del ciclo mensile, scusate, di Bitcoin intorno al 5 di
settembre. È improbabile che avvenga proprio in quella data, perché andrebbe a replicare un 31 giorni come il precedente. Probabilmente potrebbe essere o più corto, se magari fa una struttura di una ciclicità leggermente più corta, e quindi aumentare le fasi di bassiste proprio in questi giorni, tra domani e dopodomani, insomma fino a giovedì, oppure allungarlo e arrivare insomma fino al 10-13 di settembre. In ogni caso ci interessa poco, perché non cambia a livello operativo, però se per esempio abbiamo una formazione ribassista un pochettino più incisiva nei prossimi giorni, potrebbe in effetti essere quella l'indicazione di un possibile ciclo mensile in chiusura in maniera corta. In linea di massima tenete a mente che a livello mediano sempre siamo intorno ai 30 giorni, quindi poi o li fa 26 o 35-36, insomma questa è una zona temporale che bisogna considerare di possibile fase ciclica di chiusura di questo mensile. Attenzione, perché la ripartenza del nuovo mensile sancisce una serie di importantissime valutazioni da fare su quella che è la struttura ciclica annuale, perché dobbiamo capire se qui ha chiuso un annuale di Bitcoin, perché attenzione ragazzi, questo è un annuale importantissimo, in quanto se ha chiuso in quel punto abbiamo tutte le caratteristiche e le possibilità di ricominciare a spingere nei prossimi mesi. Vi ricordo anche l'ultimo mio video, quello che vi ho fatto, l'unico grafico da guardare venerdì scorso, importantissimo quel video ragazzi, lo pusho sulla mia testa, e quel video lì ragazzi indicava che la fase attuale è, o almeno sembra, alla perfezione identica alle precedenti, e che fino a settembre-ottobre non ha teoricamente c'è ancora tempo per poter ricominciare a spingere facendo nuovi massimi. Cioè in sostanza fino a settembre-ottobre il fatto che siamo ancora sotto i precedenti massimi di Bitcoin non sancisce alcuna differenza rispetto ai cicli dell'halving passati di Bitcoin. Questo è molto significativo per chi magari sta perdendo un po' la fiducia e le speranze. Vi assicuro che il mercato in queste fasi quello che fa è imbrogliare le carte, mischiare le carte, far finta che non esiste, nascondere gli assi nella manica. Quello che invece non si possono modificare sono i dati che guardiamo nei prezzi, nei grafici, tutto il resto è un'opinione. I dati che guardiamo sui prezzi e nei grafici e quelli che riguardano le serie storiche vanno poi oggettivamente analizzati, quindi secondo ognuno il proprio punto di vista, ma il dato in sé non è un'opinione, appunto, è oggettivo, ragazzi. Quindi quello ci dà un'indicazione, è tutto identico ai cicli passati finora, e non è stato nulla di diverso se non il fatto che Bitcoin è più forte dei cicli passati. Tutto qua, semplicemente. Quindi se proprio dovessimo tirar su una idea e una conclusione, quella sarebbe la conclusione. Allora, attendiamo quindi questa fase. Ci sono possibilità di questa, per questa settimana, di fare ancora altri massimi? Sì, perché prima della chiusura della fase ciclica mensile, e nulla vieta al mercato di continuare a fare così e poi chiudere il mensile. In sostanza noi abbiamo da attendere una swing ribassista di chiusura di un mensile, che possiamo oggettivamente sviluppare sia da questo punto sia da qualche giorno. Ovviamente più passano i giorni, più la probabilità di una attesa di una fase ciclica di chiusura del mensile si avvicina. L'unica eccezione a questo questione qui è una struttura ciclica trimestrale di natura ternaria, che al momento non è però così tanto visibile, perché in realtà Bitcoin dovrebbe chiudere proprio a momenti, in intorno a una 20-25 giorni, quindi proprio entro circa insomma domani, dopodomani o giovedì, cioè dovrebbe fare un mini ripassino qui per poi fare un appone in questo modo. Allora, questa è una valutazione che ovviamente ragazzi noi la faremo anche in Academy eccetera, però capite bene un po' la difficoltà di parlare di queste cose estremamente tecniche di YouTube, perché poi diventa eccessivo per chi non conosce la materia. Ci sono sempre degli scenari e delle situazioni che vanno analizzate, che sono estremamente più precise, puntuali e molto più tecniche rispetto a quelli che noi vediamo qui. Quelli ovviamente li facciamo in Academy, perché lì sono tutti skillati, hanno fatto i corsi e sanno di che cosa stiamo parlando, sanno anche gestire queste cose. Qui io vi do una linea di massima generale. Se dovesse avvenire comunque questa roba, ne parliamo nei prossimi video, perché tanto in settimana saremo ancora insieme. Andiamo all'ultimo grafico di oggi, quello che volevo farvi vedere sulla candela mensile, quello promesso
anche all'inizio del video. Guardate che candela. Intanto guardate un dato, ragazzi, un dato. Queste due medie mobili incredibili che teniamo dal 2022, la 6 e la 12, sono semplicemente 6 mesi e 12 mesi di Bitcoin su un grafico di natura mensile. Quando è avvenuto l'incrocio e quando sono state superate, è iniziata la bull run di Bitcoin e non è stata mai modificata. Al momento queste medie tengono ancora. Attenzione, perché il touch di questa media a 12 mesi sancisce proprio la possibilità di una chiusura di un ciclo annuale con grande importanza. Vi faccio vedere anche le strutture precedenti, dove qui è stato addirittura breccato solo ed esclusivamente per una questione tecnica, cioè qui eravamo in una barra di congestione, teoricamente non saremmo mai dovuti scendere. Questo è il grafico del Covid, della pandemia, e quindi da qui in poi teoricamente io questa, lo sapete bene, non la considero per me un valore esogeno unico, però in linea di massima ancora una volta guardate poi come questa struttura delle medie regge fino all'inversione che sancisce l'inizio del bear market del 2022. Ovviamente a livello operativo sono quasi inutilizzabili queste candele, però danno un'indicazione di massima sulla fase attuale. Poi si usano le candele, quelle daily magari, per operare anche per gli holder, o le settimanali per gli holder, perché sono più veloci e non sono neanche tanto rumorose. La settimanale è senza dubbio il time frame migliore per mille punti di vista. Però guardate che candela sta disegnando nel mese di agosto, incredibile, e ce la dice lunga. Qui abbiamo aperto, dopodiché siamo crashati in maniera vertiginosa, e poi il mercato ha avuto una straordinaria forza per recuperare totalmente questa candela, indicando una cosa: non succede niente da marzo del 2024. Non succede niente da marzo del 2024, ma solo fluttuazioni e oscillazioni di breve che durano al massimo 20 giorni, 2 settimane. Questo perché? Perché è una fase di congestione che con grande probabilità, buona probabilità, diciamo così, facciamo gli scongiuri, metto pure gli occhiali, ragazzi, con buona probabilità. A proposito, ragazzi, non ho lanciato la moneta, vediamo di oggi, la lanciamo e ci dice che non saliamo, che scendiamo. Vabbè, incrociamo le dita. Comunque con buona probabilità, ragazzi, questa fase attuale è una fase di riaccumulazione. Tutto qui dovrebbe essere questa, ma guardate anche la composizione, no, di questo triangolone classico, è come un breakout mensile di una cosa del genere sancirebbe l'inizio di una nuova fase di trend per Bitcoin con grande tranquillità. Stessa cosa, ovviamente un breakout ribattista sarebbe molto rischioso, ma attenzione, avrebbe tanto spazio perché questa media è tanto lontana ancora, e prima di toccare quella media e romperla ce ne vuole, e ce ne vuole abbastanza. Il mese di agosto non mi piace tantissimo, a dire la verità, perché il corpo di questa candela è stato troppo piccolo e troppo ritracciato. È vero, manca ancora qualche giorno, circa 5 giorni, però questo corpo è stato troppo ritracciato. Di solito, ragazzi, a livello di analisi tecnica, candele del genere nel mese successivo vengono recuperate dal mercato e dei prezzi. Questo non devolve bene per il mese di settembre, che già di suo è un mese teoricamente debole. C'è solo poi un'opzione, l'andremo a vedere nei prossimi video, cioè di solito quando apre poi il mese questa shadow viene leggermente recuperata dai prezzi per poi riprendere magari anche una strada di natura rialzista. In sostanza è come se questa candela ci dicesse che all'opening di settembre possiamo attendere una decina di giorni di possibile ribasso fino a poi cercare di recuperare per provare a fare nuove cose, come anche nuovi massimi, spingere, eccetera. Perché una shadow così pronunciata, di solito i prezzi la tendono a recuperarla nelle candele successive, in questo caso appunto nella candela di settembre. Ci sta a livello ciclico, non mi piace a livello tecnico, anche perché uno dei miei sistemi, uno dei grossi, è rientrato nelle scorse settimane, è rientrato long, quindi siamo nuovamente tutti long. È vero, siamo ancora nella fase di limbo, ve lo dico, insomma, tanto insomma, lì ci sono queste strategie che hanno
che ho creato, ragazzi, che seguiamo in Academy, che hanno diverse sfaccettature e ovviamente anche gradi di protezione. In questo momento sono attive tutte le finestre di protezione su quella strategia, almeno per 7 giorni circa, quindi fino a fine settimana, perché è la fase più pericolosa. Questo ve lo dico in maniera molto chiara, proprio a livello operativo, questo qui. Poi ovviamente lì, in Academy abbiamo tutti i vari dati. Va bene, allora, detto questo, per il Bitcoin Monday è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e vediamo un po' che cosa fa nei prossimi giorni. Ciao a tutti.